Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuto Armando Siri, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della Lega. Buonasera, bentornato Corrado Formigli, conduttore Buonasera. Qui sulla 7 di Piazza Pulita, che tornerà in onda domani sera, ovviamente, come ogni giovedì. Buonasera. E buonasera, bentornato Luca Telese, giornalista. Grazie, Lilli. Allora, Di Maio dice che i 5 Stelle sono l'unico argine contro Berlusconi, ministro della Giustizia o dell'Economia. Questo fa parte di un'analisi, come avete sentito, di Maio post sconfitta in Abruzzo. Salvini risponde però che non c'è bisogno di nessun argine, ma intanto la Lega non molla sulla TAV e dà l'assalto al reddito di cittadinanza. Come andrà a finire? Subito dopo la pubblicità. Sottosegretario Siri, è vero che voi della Lega non farete nulla fino alle elezioni europee sulla TAV? Beh, non faremo nulla, no, nel cioè senso che non verranno aperti i cantieri, non, insomma starà tutto fermo, immobile come adesso. Ma intanto il tema TAV non è collegato soltanto a decisioni italiane, perché sappiamo che c'è un partner importante che è la Francia e c'è di mezzo anche l'Unione Europea, quindi dovremo naturalmente contemperare le esigenze di tutti i contraenti. C'è stata un'analisi costi-benefici che ha dato un verdetto, ma poi la sintesi la fa la politica. Ma convincente, è stato usato un metodo, sinceramente, che per alcuni aspetti io, come dire, avrei delle perplessità ad applicare, ad esempio, tutto il tema che riguarda la perdita delle accise. Noi dobbiamo decidere due cose che sono molto importanti. Una è quella ambientale, dobbiamo decidere se trasferire il trasporto da gomma a rotaia è più conveniente o meno conveniente per l'ambiente. Per me è più conveniente, nel senso che se riesco a togliere il trasporto su rotaia e dalla gomma, diciamo, è evidente che ho meno smog. Quindi questo mi sembra non c'è assodato, proprio il dibattito, no? È ovvio, ecco, che mi sembra assodato. E poi c'è un altro tema, che è il tema della sicurezza. L'attuale galleria è una galleria molto stretta, molto piccola, costruita alla fine dell'Ottocento, per 13 chilometri in salita. E se lì metti che si ferma un treno e uno fa fatica anche proprio ad aprire la porta per uscire. Ecco, quindi ci sono, al di là dei temi, ecco, però mi faccia, di aspetti, massimi sistemi, ci sono urgenti. Ecco, ecco, sono mi temi faccio importanti. Però capire una cosa, perché siccome questo rapporto costi-benefici, che è stato anche molto criticato, molto discusso, è stato presentato dal suo ministro, dal ministro Toninelli, a nome del governo, e quel rapporto dice in modo inequivocabile che la TAV non sa da fare, quindi il capitolo è chiuso o no? No, 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 il rapporto non dice che la TAV non sa da fare, questo spetta solo alla politica, sì, e al governo. Capito, ma insomma, i costi e benefici mette sul tavolo e all'attenzione del governo delle considerazioni che sono state fatte da alcuni esperti. Dopodiché, ripeto, la sintesi politica la fa il governo nella pienezza dei suoi poteri. Quindi il governo insieme deciderà se quella analisi costi-benefici ha degli elementi che debbono essere presi in considerazione. Ci sono dei risparmi che sicuramente si possono mettere in campo, però quindi, insomma, la decisione partita politica non è chiusa. Ma no, non è chiusa, perché, ripeto, ci sono contraenti come la Francia e l'Unione Europea che naturalmente che vogliono, sono al tavolo, e quindi garantiranno naturalmente la loro e avranno le loro posizioni. Ecco, ma voi avete un altro studio, è vero? Un'altra ricerca? No, questa è un po' leggendaria, nel senso, non abbiamo un altro studio, noi abbiamo i dati, quelli che sono ufficiali, e prendiamo spunto da quello che sono i dati che sono accessibili a tutti. Quindi, ad esempio, uno dei dati è: se non facciamo la TAV potremmo avere un costo di 4 miliardi da sostenere, oltre a tenere magari 15 anni un cantiere, perché non è che se tu hai fatto un buco lo lasci lì nella montagna, è evidente che poi devi risistemarlo. Per carità, si può fare tutto se decidiamo, però dobbiamo decidere. Ecco, però dobbiamo deciderlo. Corrado Formigli, qua i 5 Stelle, soprattutto dopo la batosta in Abruzzo, di sicuro non hanno voglia di decidere
per il SITAV, no? Allora, intanto, diciamo, noi facciamo televisione, organizziamo le trasmissioni e sono anni che ci occupiamo di TAV. Io devo dire una cosa, non credo soltanto noi. Quando serviva invitare un esperto, un grande esperto di TAV, chiaramente schierato per il no TAV, invitavamo il professor Ponti. Il professor Ponti era, con grandissima stima, una persona di grande competenza. Ma la sua posizione ormai aveva connotato, era molto connotato per essere no TAV. È stata affidata a lui l'analisi costi-benefici dal ministro Toninelli. Questo, secondo me, in qualche maniera denota un pregiudizio, no? Allora, io dico, la politica deve avere il coraggio di scegliere, senza fare commissioni che possono sempre prestarsi a essere poi discusse, no? Quindi decida. Però, da un certo punto di vista, è evidente che per i 5 Stelle la decisione è già presa, cioè loro non possono assolutamente cedere sul punto della TAV, per cui loro arriveranno al voto delle europee tenendo chiaramente ferma questa posizione, e poi sai, dopo le europee, questo è un paese paralizzato, è un paese che dopo le europee si vedrà quello che succede, non si sa neanche se ci sarà un governo governo intanto in piedi. Bisogna arrivarci alle europee interi. Però scusami, visto che... Lilli, dico solo una cosa, tu hai accennato alla questione ambientale, ma scusate, ma rinunciare a migliaia di TIR, porsi il problema dell'inquinamento e anche dei danni all'ambiente e alla salute da parte dei TIR, non è un tema 5 Stelle, non è un tema grillino. Quel tema lì su cui si sono costruiti i 5 Stelle, che fine ha fatto? Luca Telese, che fine ha fatto e chi cederà alla fine sulla TAV? Perché... tutti parliamo del bisogna aspettare fino alle europee, tanto prima delle europee, questo anche lei l'ha detto, non succede niente, no? No, succederà qualcosa, nel senso che continueremo a parlare e ci vedremo e ne parleremo. Che questa non sia una cosa strumentalmente legata alle elezioni europee lo si vede dal fatto che l'analisi costi-benefici è stata resa nota prima delle europee. Se avessimo dovuto fare un magheggio elettorale l'avremmo spostata dopo. Vabbè, invece, come lei sa, siamo assolutamente in questo in buona fede. Legato. È rimasta congelata un bel po', tra l'altro, l'analisi costi-benefici. Da quando era pronta, quando è stata pubblicata, ci avete pensato un bel po'. Dico, probabilmente non abbastanza per scavallare il... Io più leggo sulla TAV meno ci capisco, quindi mi metto fra coloro che per esempio è vero, è assurdo calcolare come un'esternalità negativa il calo delle accise dei carburanti, cioè la diminuzione del traffico su gomma, che dovrebbe essere l'obiettivo ambientale di qualunque governo. Però la cosa incredibile è che abbiamo scoperto con questa vicenda che sempre viene calcolato. Per esempio, quando si è trattato del raddoppio della corsia dell'autostrada, sempre nella tratta Ligure, si è fatto questo stesso calcolo. Quindi questa vicenda ci sta spiegando che tutte le inchieste, tutte le indagini, tutti i rapporti sono pesantemente inquinati. E soprattutto un'altra cosa, che quel piano della TAV era vecchissimo, c'erano cose anche un po' faraoniche, fatte con una logica da altro costo, che senza essere contro la TAV forse e vanno riviste. E quindi chi cederà? Cioè, la Lega o i 5 uscirà Stelle? Uscirà fuori un compromesso all'italiana tipo mini TAV, che si toglie la stazione, un po' come accadde per lo stadio di Roma, si fanno due o tre opere però, di contenimento e alla fine. Però Luca, pongo un tema, tu hai ragione, anch'io dopo tanti anni di inchieste, giornalisti mandati sul campo, nessuno di noi si è fatto un'idea chiara su cosa sia meglio, si TAV o no TAV, ma siccome le cose stanno così, non dovrebbe valere il tema della continuità dello Stato e quindi della sua credibilità? Se uno Stato, un governo, con la sua maggioranza, ha preso una scelta, nel dubbio non è meglio che lo Stato mantenga la faccia e la sua credibilità continuando a mantenere un patto che ha stretto nel passato? Guarda, visto che le evidenze non sono così schiaccianti, ho fatto un esempio piccolo perché ho letto quel dossier. Musica per le orecchie. Mi ha colpito, Siri, per esempio, la stazione di Susa, mi hanno scritto dei susini molto arrabbiati. Ho detto, ma ci deve essere una stazione enorme a Susa? Chi l'ha pensata? 20 anni fa forse era una cosa importante. Si può spendere miliardi o quella cosa può essere rivista? Questo vuol dire uscire dall'ideologia, essere pragmatici. Il collegamento cancellare con l'Europa serve. Però, secondo me cancellare forse parola non al serve. Senatore Siri, per sottosegretario. Per rispondere a Formigli, che dice rispetto alla continuità di un impegno dello Stato. Allora, lo Stato
ha cambiato il suo assetto azionario, gli azionisti sono cambiati, però sappiamo che bene che questo può succedere anche in una società che può magari cambiare linee guida, può cambiare piano industriale. Il punto è capire se il contratto precedente prevede delle penali, perché qua il punto è, non è, noi legittimamente possiamo anche decidere, lo Stato lo può fare. Ma possono superare i 4 miliardi le penali, appunto, no? Ma dico, lo Stato legittimamente, essendo cambiato l'assetto azionario, avendo diciamo un altro governo, cioè, uno può anche decidere di cambiare linee, questo è assolutamente prerogativa del governo e dello Stato italiano. Ripeto, c'è un contratto però, quindi se si deciderà di farlo si deve sapere che ci sono delle penali come per qualunque contratto preso. Voi l'avete calcolate queste penali, avete una certezza su queste penali? No, ma le penali, quello che ci dicono gli esperti, che le penali, ripeto, starebbero intorno ai 4 miliardi di euro, quindi sono soldi che comunque pesano, sono importanti, più di quello che, come dire, ci costerebbe finire questa opera. Quindi questo va preso in considerazione, ripeto, va preso in considerazione nell'ambito di una discussione che faremo all'interno del governo. E questo non è stato messo nel rapporto costi-benefici, scusate. Sono argomenti che saranno discussi dalla politica e saranno messi sul tavolo. Detto, però vedi, non è sbagliato controllare, cioè mi sembra che alcune volte, quando io per esempio sono tendenzialmente favorevole al TAP, non ostile alla TAP, però mi sembra che alcune volte quando si arriva alla logica delle crociate, ognuno blinda il progetto a prescindere da quello hai che ragione, c'è dentro, hai ragione. Il costo, cosa c'è, e invece però, tante però, cose però scusami fare. Luca, noi non stiamo parlando di questo, noi stiamo parlando di fermare completamente l'opera. Allora vale la pena farlo, non rivederla, tu hai ragione, se c'è qualcosa di troppo faraonico rivediamolo, ma laicamente, no? Comunque, evidentemente nessuno ci ha intentato. Io non credo tantissimo a questa analisi costi-benefici, non credo che sia la Bibbia neanche quella. No? Certo. Comunque il Premier Conte in serata ha detto che l'analisi è stata trasparente di questo team di esperti e che comunque sono tutti esperti, quelli a cui ma è per stata carità, affidata. Non c'è dubbio che siano esperti, ripeto, però la parola finale spetta alla politica, la decisione è collegiale del governo, quindi il governo prenderà le sue decisioni. Senta, Siri, la Lega ha presentato oltre 40 emendamenti al cosiddetto decretone, che sono emendamenti diciamo contro il reddito di cittadinanza, che vogliono imporre ulteriori limitazioni al reddito di cittadinanza. Questa è una provocazione nei confronti dei 5 Stelle? No, assolutamente no, ma non sono emendamenti contro né niente contro nessuno. Per noi il reddito di cittadinanza è una misura attiva per il lavoro, l'abbiamo detto in più occasioni, per noi il reddito di cittadinanza è quella formula che aiuta chi temporaneamente, ob torto collo, quindi contro la sua volontà, si trova in una condizione di non poter lavorare e gli si dà una mano per essere reinserito nel mondo del lavoro. Non è una misura omnibus contro la povertà, perché la povertà è un'altra cosa, ci sono due tipologie di povertà, c'è una povertà temporanea che riguarda colui il quale è in grado di lavorare ma non può lavorare perché si trova disoccupato, si trova senza l'occupazione ma vorrebbe lavorare, e poi c'è una povertà invece di chi non è in grado di lavorare anche se volesse. L'invalido, l'ultra 65enne, la mamma sola con i figli, che è singole, quindi figli minori. Ci sono delle realtà che vanno affrontate in un altro modo. Il reddito di cittadinanza è un aiuto per coloro i quali sono alla ricerca di un lavoro. Noi dobbiamo porre le premesse perché il lavoro ci sia, sostenere queste persone perché arrivino a essere reinserite nel mondo produttivo. Questo è l'obiettivo. Questo non significa che manchi anche il provvedimento nei confronti di coloro i quali hanno difficoltà economiche e sono in condizioni di indigenza e non possono lavorare, ma sono due corridoi separati. È tutto chiaro o è un po' sabotaggio nei confronti dei 5 Stelle? No, io sono un parlamentarista convinto e quindi l'ho detto più volte qui, se si arrivasse al principio che se uno in Parlamento fa un emendamento sta facendo una cosa sbagliata, saremmo alla follia. Poi se lo regoleranno con la logica di maggioranza, cosa deve essere blindato, cosa non deve essere blindato, però prendendosi una responsabilità politica, perché sennò un parlamentare non può fare un emendamento. No, era così, siccome ne hanno discusso, non si può dire che non ne abbiate discusso, no? All'interno del governo. È il Parlamento poi la sede dove la discussione assume un valore. Ma potranno arrivare anche altre persone. Invece io trovo una cosa, che in realtà stranamente il paradosso vuole che i giallo-verdi si stiano legando sempre di più. Cioè, io ti faccio l'emendamento, io Lega.
Dobbiamo negoziare che cosa mi dai in cambio di non fare questo emendamento che snaturerebbe come l'hai pensato tu e magari farebbe salire alcuni costi. Io però ti devo votare Salvini, votando Salvini lo salvo, allora vado in credito di un'altra cosa. Ultimo punto, il paradosso dell'Abruzzo. La forza più monocama, i 5 Stelle hanno perso anche perché erano soli, quindi monocami anche elettoralmente. La forza più infedele, la Lega, che sta in una maggioranza nelle regioni e un'altra al governo, è quella che è cresciuta di più. La forza che ha vinto è espresso il governatore, la Meloni, che è l'unica che non si è mossa dal centrodestra, e Berlusconi, che è il grande convitato di pietra, oggi evocato come uno spalacchio, ci troviamo Berlusconi ministro, è quello che continuamente continua a flirtare con il PD, avere la nostalgia in Nazareno. Quindi le famiglie della politica italiana, caro Siri, sono un casino. Sì, però Siri, è anche voglio dire una cosa, la Lega è fedele. È fedele al contratto con gli elettori. Noi stiamo portando avanti le cose che abbiamo detto in campagna elettorale, che sono all'interno del contratto di governo, perché noi la fedeltà la dobbiamo agli elettori, al di là dei cartelli che mutano, no, all'interno del contratto di governo. Qual è la vostra prima alleanza? Il giallo-verde o il centrodestra? La nostra alleanza con cui ci siamo presentati agli elettori il 4 marzo era il centrodestra, che non ha ottenuto i voti necessari per poter dar vita a un governo. Avete vinto in Abruzzo con una maggioranza bulgara. Ma io non devo spiegare a voi che è il Parlamento che ha i numeri per sostenere un governo, e attualmente il Parlamento della Repubblica ha i numeri per sostenere un governo tra Lega e Movimento 5 Stelle, non c'è un'altra maggioranza, quindi questo è il dato. Quindi, ma però non esclude che prima o poi dobbiate scegliere. Cioè, quindi l'obiettivo è sciogliere l'alleanza del centrodestra o sciogliere l'alleanza giallo-verde? No, l'obiettivo strategico. Noi abbiamo un obiettivo strategico che è portare avanti quello che abbiamo scritto nel contratto di governo, contratto di legislatura che dura 5 anni. Voi avevate anche un patto, avevate anche un patto elettorale. Lei è come un marito che dice: ma io sto tradendo con quella signora, però quella è una buona pazzesca. Ho capito, ma se uno ha detto mi sono sposato davanti all'altare con una moglie, non è che poi posso dire, però quella è una bellissima ragazza. Secondo me Siri non può dare una risposta, perché in questo momento l'unico obiettivo strategico è vincere le elezioni europee. Questo è un paese completamente paralizzato fino alla fine di maggio, quando si voterà. È paralizzata la TAV, è paralizzato qualunque. Poi voglio dire, stiamo parlando di TAV, ma non è che il treno da Pescara a Roma lo farete da qui a maggio, non c'è nessun piano vero di sviluppo strategico del paese, delle infrastrutture. Oggi l'unico obiettivo sono le europee, caro Siri, perché se voi alle europee bissate l'Abruzzo, arrivate a risultati pazzeschi, il governo non tiene. Sì, allora, il 5 Stelle e il governo Lega 5 Stelle non tiene in queste condizioni. A questo punto, oggi, tutte le schermaglie che ci sono schermaglie tattiche. Allora, io devo avere il voto a favore, mi devi salvare sul caso Diciotti, quindi io mi fermo sulla TAV, alla finestra, aspetto. Mi pare che oggi sia una politica di bassa, un po' di... No, ma queste sono fantasie, di basso profilo. Però scusi, Siri, mi aggancio anch'io, poi le do la parola, perché se Conte dice, come ha detto stasera, che la decisione sulla TAV verrà presa nelle prossime settimane, intanto lei nulla sapeva di questo, immagino, come non sapeva... sapeva del rapporto, ma non l'aveva letto il rapporto quando Toninelli l'ha dato ai francesi. Nessuno di noi l'aveva letto. Nessuno di voi l'aveva letto, ma essendo lei il vice del ministro Toninelli, ministro delle infrastrutture, è un po' bizzarro, no? Beh sì, secondo me doveva farmelo leggere il ministro. Perché però, non gliel'ha fatto leggere? Non me l'ha fatto leggere, pazienza, non mi sono offeso. Non si fidava? Scusi, però, ma qual è il motivo? Per quale può essere un tempo un sottosegretario e viceministro, non mi ricordo lei... Sottosegretario si sarebbe dimesso per un fatto del genere. Addirittura, no, vabbè, no, adesso mai, non ne facciamo questione. Un ministro non ne facciamo questione di lesa maestà. Io però voglio dire una cosa, noi ci siamo insediati a giugno. Ad agosto, purtroppo, come sapete, c'è stata una tragedia immane
a Genova. Noi in 51 giorni abbiamo fatto il decreto, abbiamo nominato il commissario straordinario, è ripartito, sono cominciati i lavori per lo sgombero e l'inizio dei lavori per la ricostruzione del ponte di Genova. Abbiamo costruito in pochissimo tempo una agenzia che servirà al monitoraggio delle opere che in giro per l'Italia non si sapeva quali fossero, e che erano in difficoltà. 2020? E abbiamo messo lì un'agenzia che farà questo. Adesso lavoriamo anche per avere la collaborazione di qualche migliaio di ingegneri, quindi siamo veramente su questo molto molto attenti e siamo all'opera, quindi non si dica che non stiamo facendo le cose. Allora, senta, le voglio chiedere due cose rapide, poi le voglio far vedere uno scoop di Formigli in Piazza Pulita, che forse l'avrà visto, ma noi lo vogliamo far rivedere perché poi abbiamo un paio di domande. Intanto, allora, Statav, il suo Presidente del Consiglio, dice che nelle prossime settimane deciderete, e lei però non ne sa nulla e non sa neanche cosa verrà deciso. No, va bene. Se decideremo lo so. Un giorno, però. No, un giorno decideremo. Va bene. E il reddito di cittadinanza arriverà nelle tasche degli italiani prima delle europee, secondo lei? Perché ci sono, sa perché glielo chiedo? Perché, come lei sa molto meglio di me, ci sono ancora tanti ostacoli, a cominciare dalle assunzioni dei cosiddetti navigator, perché le regioni dicono, ma chi è responsabile, chi li deve pagare, insomma, sono tantissime cose ancora da chiarire. Beh, come ogni cosa nuova, naturalmente, certo, ha bisogno di, come dire, di test, ha bisogno di essere tarata, e quindi è normale, succede sempre. Io penso che sia un provvedimento che andrà in porto nei tempi che abbiamo previsto, quindi ad aprile io conto che la misura sia nella disponibilità di chi naturalmente ha i requisiti per avere questo beneficio. Ma mica avete il tempo di controllare chi ha i requisiti? Beh, no, abbiamo il tempo, c'è un meccanismo molto molto chiaro su questo che eviterà qualunque tipo di frode. Quindi, prima delle europee, il reddito di cittadinanza arriverà nelle tasche degli italiani. Senta, le faccio rivedere questo fuori onda, che è stato uno scoop dei giornalisti di Corrado Formigli per Piazza Pulita, che è andato in onda il 31 dicembre. E vediamo, fuori onda tra la Angela Merkel e il Premier Conte. Rivediamolo. Allora, sottosegretario Sisi, Salvini è contro tutti, come ha spiegato Conte alla Merkel, anche perché in Europa non è che abbiate tanti amici, per la verità. Avete i due destrorsi, il polacco e lungherese. E potremmo appellarci a tanti nemici, tanto onore magari. No, a parte, quello è meglio, a parte gli scherzi. No, questa è eventualmente, cioè questa è una caricatura, insomma, non è vero. Adesso noi, quindi, mi scusi, il Presidente del Consiglio Conte ha raccontato. Ma si vedeva che era una conversazione scherzosa, non era una conversazione seria, era una conversazione scherzosa che prende l'abbrivio da... Parla col cancelliere tedesco. Stanno bevendo una spremuta, stanno lì che stanno chiacchierando in modo informale, così scherzoso, e ha detto cose scherzose. Le questioni sono altre. Noi ribadiamo con i nostri colleghi europei, nel massimo rispetto, che ci sono delle responsabilità che si devono assumere. Il tema dell'immigrazione è un tema importante su cui tutti devono assumersi le loro responsabilità. L'Italia non può essere lasciata solo, ma non diciamo mica niente di strano, diciamo qualcosa che è condiviso generalmente da tutti. Ieri, per l'appunto, Verhofstadt, il Premier Conte, ha anche detto che il governo italiano non c'era quando bisognava ridiscutere Dublino. Il governo italiano però c'era quando abbiamo accolto 600.000 persone e le abbiamo portate nel nostro paese attualmente qua. Però andiamo a fatti concreti. Allora, noi chiediamo ai nostri partner fatti concreti, perché di parole, di tavoli, di discussioni, fino a un certo punto. Poi ci sono i fatti concreti. E c'è gente che deve essere collocata e non può essere collocata soltanto in Italia. E lei
questo è il punto. Pensa che Di Maio e Di Battista facciano bene a continuare a incontrare la parte più radicale, più estremista dei gilets jaunes francesi, nel caso specifico questo Chalençon? Ma non è che io posso dire a Di Maio o a Di Battista cosa debbono fare, loro lo fanno, sono liberi di fare, di incontrare chi vogliono, poi naturalmente se c'è qualcuno che si irrita, prenderanno in considerazione che qualcuno si può irritare, ma lo trovo così, nel senso, nella politica è normale, non c'è bisogno di dare dei simboli eccezionali a cose che sono all'ordine del giorno. No, però forse c'è bisogno che la politica rispetti il ruolo delle istituzioni. Sì, così. Però voglio dire, alla fine Di Battista, in fondo, come dire, non è né fa parte di questa maggioranza né fa parte di questo governo, quindi può incontrare chi vuole. Di Maio è pluriministro e Di Maio è un rappresentante di questo governo, ma legittimamente può, non credo che lui abbia incontrato come ministro queste persone, le incontra come leader politico. Vabbè, vedo che vi scambiate bene. Io voglio sapere una cosa da Corrado Formigli, sì. Perché dunque domani, quando torni in onda con Piazza Pulita, voi fate qualche cosa sui gilets jaunes francesi, sì, noi, e su questo Chalençon. Noi mostreremo un documento, insomma non posso anticipare troppo, ma mostreremo un documento che riguarda Christophe Chalençon, che mostra... Quello incontrato da Di Maio più volte. Esatto, è quello incontrato da Di Maio e Di Battista in Francia, che vanno apposta, volano apposta in Francia per incontrarlo, in cui si capisce il motivo per cui la Francia ha richiamato l'ambasciatore francese in Italia. Perché ieri sentivo Alessandro Di Battista dire, ma voi credete, di martedì da Floris, ma voi credete davvero che la Francia abbia richiamato l'ambasciatore per via del nostro incontro con i gilets jaunes? Credo di sì. Chalençon, domani lo vedrete, non soltanto rivendica le violenze che ci sono state a Parigi, quelle in cui è stato anche sfondato il ministero, il portone del ministero con una ruspa, ma dirà delle cose che sono veramente molto inquietanti e che riguardano il personaggio e almeno una frangia importante dei gilets jaunes. E questo secondo me farà discutere ancora di più a proposito di questo incontro, che a me è sembrato un incontro, come minimo hanno sbagliato l'interlocutore all'interno dei gilets jaunes. Io non credo che questo Chalençon verrà in Italia, dopo quello che si vedrà domani. Ma per non il credo. Momento è stato rimandato, quindi qualche problema ci deve essere. Sir, un'altra cosa prima di far vedere il punto. La giunta dovrà votare, per l'autorizzazione a procedere, dovrà votare sì o no sul processo a Salvini per la nave di Ciotti. Secondo lei i 5 Stelle voteranno no? No all'autorizzazione a procedere? Ma io penso che voteranno coerentemente sì, no all'autorizzazione a procedere, perché in fondo Salvini, che non aveva nessun problema fin dall'inizio, così a caldo aveva detto io posso anche tranquillamente affrontare il processo. E perché non l'ha affrontato? Perché no, in realtà per affrontare il processo dovrebbe venire in giunta e dire che ha agito in modo personale, e direbbe il falso, perché in realtà lui ha agito su mandato collegiale del governo e appoggiato dalla maggioranza parlamentare di cui fanno parte anche i nostri colleghi del Movimento 5 Stelle. Quindi votare sì all'autorizzazione a procedere sarebbe un po' come smentire, no? E essere non coerenti con la politica condivisa nel governo. Stanno così le cose, Luca, o per i 5 Stelle è un grosso problema un no, cioè negare l'autorizzazione a procedere per Salvini? Loro che hanno sempre detto... Proviamo a immaginare un nuovo fuori onda di Formigli con Conte che deve spiegare alla Merkel questa posizione. Guarda, i 5 Stelle non possono che salvare Salvini, perché altrimenti salta il cuore di qualunque maggioranza di governo, ma pagheranno un prezzo di consenso perché molti loro elettori non condividono questa scelta. Perché il no a tutte le indennità, a tutte le garanzie, era uno dei punti fondanti delle battaglie storiche con cui i 5 Stelle sono entrati in Parlamento. Quello che ha scritto oggi Di Maio, in un lungo intervento sul blog, fa capire che Di Maio sta già guardando oltre. Secondo me loro hanno già deciso di votare no, e prima lo fanno e meglio sarà, in modo che decidano che questo no, questo dente se lo levano ben prima delle elezioni europee, per poi ricominciare. Loro hanno già scontato, secondo me, il problema con i loro elettori, forse anche un problema in Sardegna alle prossime elezioni, però prima si tolgono il dente, prima lavorano per recuperare il consenso per le europee. Per le europee, va bene. Allora, vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché appunto il voto in Abruzzo ha confermato la forza crescente della Lega, grazie anche agli elettori sottratti proprio ai 5 Stelle. Pochi secondi di pubblicità.
oltre che dall'astensione che ha sfiorato il 50%, il voto regionale in Abruzzo è stato contrassegnato soprattutto dalla forte crescita della Lega, diventata primo partito anche in una regione del centro-sud. Su 100 elettori che hanno scelto il partito di Salvini, 59 lo avevano già votato in Abruzzo alle politiche di un anno fa. Uno su 5 aveva optato per Forza Italia, 16 elettori odierni su 100 della Lega avevano votato nel 2018 per il Movimento 5 Stelle. L'Istituto Demopolis ha verificato anche la percezione dell'opinione pubblica sul significato della tornata elettorale. Per un terzo degli intervistati il voto abruzzese ha una valenza nazionale, per il 37% ce l'ha solo in parte. Per il 30% invece si è trattato solo di una sfida locale. Nelle ultime settimane è cambiato anche il consenso ai partiti a livello nazionale. Secondo i dati del barometro politico Demopolis, la Lega consoliderebbe oggi il suo vantaggio raggiungendo il 33%, quasi 8 punti in più del Movimento 5 Stelle, oggi al 25,2. In attesa delle primarie si conferma stabile il PD al 17,5%. Molto distanti Forza Italia all'8,6 e Fratelli d'Italia al 3,4. Sotto il 3% le altre liste, più Europa, l'EU e Potere al Popolo. Nonostante le difficoltà delle ultime settimane e le crescenti divergenze tra Lega e Movimento 5 Stelle, la maggioranza assoluta degli italiani, cioè il 54%, ritiene che almeno per il momento il governo Conte debba andare avanti. Il 15% vedrebbe positivamente una differente maggioranza, per il 26% sarebbe invece preferibile tornare al voto. Sottosegretario Siri, oggi il governatore di Banca Italia, Visco, ha detto che è possibile che ci sarà un'altra pesante recessione nel nostro paese. Voi al governo ne siete consapevoli? State facendo qualcosa? Ma c'è un quadro internazionale di grande difficoltà, questo lo sappiamo tutti. Noi abbiamo messo in moto con la legge di bilancio il più possibile una politica anticiclica. Abbiamo lavorato sugli investimenti, abbiamo lavorato riducendo le imposte. Però secondo gli esperti economisti, siamo partiti praticamente un mese fa. E quota 100 sì, però quello è un po' il processo delle intenzioni. Noi siamo partiti un mese fa, dobbiamo avere il tempo di vedere i risultati. Già un primo risultato arriva, ad esempio, nella crescita del lavoro autonomo. Quindi vuol dire che il nostro intervento sulle partite IVA, 1,5 milioni di partite IVA pagheranno il 15% con un risparmio di 20 miliardi nel 2020, ha già cominciato a dare i primi risultati. E poi abbasserete le tasse, vero? Della Lega abbasseremo, certo, assolutamente. L'impegno è nella direzione di raggiungere la flat tax al 15% per tutti. Step by step partiremo riducendo al 20% l'IRES e il 20% la prima aliquota fiscale per le persone fisiche. Va bene, tanto siamo qui per aspettare questo grande momento. Tanta roba, 15% per tutti. Tanta roba, sì. Tanta roba. Però insomma siete molto fiduciosi. Grazie, grazie sottosegretario, grazie Siri, grazie e buon lavoro. Grazie Luca Telese, grazie Corrado, grazie Formigli. Che naturalmente ritroverete domani dopo 8:30 con Piazza Pulita, con alcune inchieste da non perdere, come sempre. E io vi lascio invece adesso al film Caccia a Ottobre Rosso, che è un bellissimo film con Sean Connery, e noi ci vediamo come sempre domani 8:30. Arrivederci.